Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG di Nettuno TV e Radio Nettuno. Benvenuto a chi ci sta seguendo attraverso il sito www.nettunotv.tv. Scusate, oggi 25 aprile, anniversario della liberazione, il 72esimo anniversario, è stato celebrato in diversi punti di Bologna, tra questi anche a Montesole, il cimitero di San Martino di Caprara, dove era presente sia l'arcivescovo Monsignor Matteo Maria Zuppi che il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, che hanno tenuto l'ora ufficiale. Allora andiamo a sentire una parte, insomma, dell'intervento, l'intervista che ha realizzato il nostro direttore Francesco Spada all'arcivescovo. Eccellenza, un luogo importante dove lei viene sempre con piacere. Vengo con piacere, anche con sofferenza ovviamente, perché è un luogo di dolore, è un luogo dove il Cagliambifi ha voluto una presenza così importante come quella della famiglia di Dossetti, e l'ha voluta proprio perché è un luogo di memoria, quindi di preghiera, di intercessione, un luogo alto dove chiedere il dono della pace, che è per tutti. Noi la godiamo e proprio per questo dobbiamo intercedere e lavorare perché ci sia la pace nel mondo. Senta, c'è da preoccuparsi in quello che sta succedendo nel mondo. Lei ha conosciuto situazioni drammatiche, c'è da preoccuparsi? C'è sempre da preoccuparsi, il male non è mai qualcosa che possiamo prendere con sufficienza o addirittura non accorgercene. Il male è una sfida, il male continua a dividere, a mettere gli uni contro gli altri, ad armare le mani, a armare i cuori, a intossicare le menti, pensiamo soltanto al terrorismo. Quindi credo che c'è una grande attenzione che dobbiamo rivolgere tutti e un coinvolgimento di tutti quanti. La pace è un bene che non possiamo mai permetterci di perderlo, e soprattutto per chi verrà dopo di noi. Noi abbiamo goduto di 72 anni di pace grazie anche al sacrificio di tanti, e credo che dobbiamo anche sacrificarci noi, perlomeno in quest'altro modo, cioè lavorando per la pace. E sentiamo anche l'intervista realizzata sempre dal direttore Francesco Spada, Graziano Del Rio. Un luogo importante di memoria, un luogo dove lei ha detto da un fatto negativo poi in realtà è nato un germoglio che ha dato tanta positività. Sì, è così. Se pensiamo agli orrori della guerra, se pensiamo alla strage di questi innocenti, le centinaia di persone, sembrava tutto inutile, invece il loro martirio ci ha consentito di ripartire, di avere la più bella Costituzione del mondo, di avere la libertà, la democrazia, lo sviluppo del nostro paese e soprattutto la pace, che è un bene preziosissimo e su cui dobbiamo continuare a lavorare insieme. Qui c'è la scuola di pace, quindi è un luogo importantissimo. Abbiamo bisogno di continuare a lavorare per la pace, che nessuno pensi che la guerra sia una delle soluzioni ai problemi del mondo. Senta, ha lanciato l'idea, anche la speranza, un sogno di vedere un esercito europeo a presidiare la pace. Sì, l'Italia ha già detto più volte che è favorevole a una difesa comune europea. Questo vorrebbe dire poter concentrare e ridurre le spese militari e invece concentrare gli sforzi dell'Europa per il mantenimento della pace, per esempio nel Mediterraneo, oltre che sulle confini orientali. Quindi dobbiamo darci un'ambizione diversa, dobbiamo costruire davvero un'Europa che abbia in comune anche la difesa. E oggi è presente in città anche la Presidente della Camera Laura Boldrini, che ha tenuto il discorso in Piazza del Nettuno, dove sono state anche deposte le corone davanti al Sacrario dei Caduti. E in particolare da Piazza del Nettuno Laura Boldrini ha voluto lanciare un appello a Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Oggi la legge che nel nostro paese vieta il ricostituirsi del partito fascista, la legge Scelba, è messa in pericolo da numerose pagine Facebook che apertamente inneggiano al fascismo. Andiamo a sentire proprio questo appello di Laura Boldrini. Ho scritto perché penso che si debba prendere atto e si debba anche prendere dei provvedimenti. In Italia questo è un reato e dunque non si può dire semplicemente che Facebook non si occupa della legislazione nazionale ma solo di policy internazionali, anche perché il nazifascismo è stato un fenomeno che ha colpito tanti paesi e tanto sangue è stato speso per liberare l'Europa da questa occupazione. Quindi penso che appunto bisogna provvedere e io mi auguro che venga fatta una riflessione su questo e mi auguro che ci sia un segnale positivo. Io ho raccolto una denuncia dell'ANPI, l'ANPI ha fatto una ricerca, ci sono 2700 pagine di Facebook che sono di ispirazione
nazifascista e 300 chiaramente apologetiche. E dunque ho detto che questa è la situazione del nostro paese e ho chiesto un'attenzione su questo, di chiudere queste pagine della vergogna. Ecco, mi auguro che lo faccia. Penso che il 25 aprile sia una ricorrenza sentita nel nostro paese, dunque mi ha fatto molto piacere vedere questa partecipazione e anche dire che appunto la libertà non è per sempre. In questi 70 anni la nostra libertà è stata tante volte minacciata, ci sono stati tanti tentativi, no, di metterla in discussione, questa libertà, questa democrazia, e dunque tutti devono essere partecipi alla vita democratica, devono far parte della vita della città, della vita del paese, fare organizzazione, partecipare alle associazioni, questa è democrazia. Altre tappe la Presidente della Camera farà oggi a Bologna, in particolare andrà a visitare le scuole Bombicci, via Turati, dove è stato inaugurato un murales dedicato a Irma Bandiere, poi ancora si sposterà a Villa Spada, altro luogo simbolo della Resistenza, dove sono morte, ha ricordato oggi in Piazza del Nettuno Boldrini, 128 donne bolognesi e donne coraggiose a cui bisogna rendere merito. Ma rimaniamo su Piazza del Nettuno, dove questa mattina è intervenuto anche il Sindaco Virginio Merola, sottolineando l'importanza di avere un'Europa unita. La celebrazione di questo 25 aprile deve unire a questo momento di gioia, giusto? È un momento di gioia questo, anche una riflessione fra di noi, un impegno comune fra di noi, perché questa festa rappresenta l'essenza della nostra patria. Patria, ho motivi per utilizzare questo termine, come ho già fatto venerdì scorso qui quando abbiamo festeggiato la liberazione di Bologna. Patria contro il fatto di non rassegnarsi ad essere 28 staterelli alla deriva, ma Europa come patria comune. Un'Europa che prenda consapevolezza da noi, dai cittadini di queste città europee che vogliono restare fermamente in Europa, che oggi l'Europa è divisa tra staterelli che pensano di essere troppo piccoli e quelli che non si sono ancora accorti di essere piccoli davanti allo scenario che abbiamo insieme e al quale insieme dobbiamo reagire. E sono circa 400 i partecipanti del corteo antifascista partito questa mattina dalla Bolognina diretto al Pratello per festeggiare la liberazione, tutti appartenenti alle realtà antagoniste della città. Qui vediamo il video postato sul sito del Resto del Carlino, si tratta delle persone che ruotano intorno all'XM24, a Obo, a Crash, passando per Wagon 61 e alle femministe. Durante il corteo sono state fatte alcune scritte sulla facciata dell'XM24 e dell'ex Telecom di via Fioravanti, insultando in qualche modo anche lo Stato. Imbrattato anche il monumento, lo vediamo qui, della Shoah con la scritta Palestina libera. In biscione era stato annunciato ieri, il 25 aprile saremo in piazza dietro lo striscione autogestione e resistenza e daremo corpo in maniera visibile assieme a tutte le realtà antifasciste residenti e resistenti dei territori bolognesi e regionali. Dicevamo prima che la seconda tappa della Presidente della Camera in città è stata fatta alle scuole Bombicci in via Turati, dove è stato inaugurato proprio ieri il murales dedicato a Irma Bandiera, simbolo, donna simbolo della Resistenza. Andiamo a sentire allora l'intervista realizzata al Presidente del quartiere Porto Saragozza, Lorenzo Cipriani. Ma Bandiera non è solo un'eroina nazionale, perché la sua leggenda esce anche fuori dal confine della città di Bologna, ma era una nostra cittadina di questo quartiere, del quartiere Porto Saragozza. Non era strano vederla alla cassa del negozio della sorella in via Vittorio Veneto, viveva qui in via Gorizia, è stata uccisa nella strada che ora porta il suo nome e che va verso il Meloncello. Quindi siamo orgogliosi che una delle scuole del nostro quartiere, le scuole dedicate a Luigi Bombicci, una scuola elementare che già fa tanti lavori sulla Resistenza, che è stata la scuola di Roberto Weiss, il figlio di Arpad Weiss, lo storico allenatore che ha vinto due scudetti con il Bologna e che poi è dovuto scappare da questa città per via delle leggi razziali. Da oggi e per tutti i giorni a venire le bambine e i bambini che verranno a questa scuola potranno vedere il volto e gli occhi di Irma e sentirlo anche come un esempio per il proseguo della propria vita. L'esempio è quello per il quale gli interessi della collettività prevalgono
anche sugli interessi del singolo, e in un momento di grande individualismo io credo che l'esempio di Irma Bandiera non serva solamente ai bambini che devono essere formati, ma serve soprattutto agli adulti, perché sono gli adulti quelli che fanno i danni, non i bambini. In un clima particolare nel quale viviamo, ecco, la presenza oggi dei bambini, genitori in una scuola, cosa può portare questo 25 aprile, la festa di domani? Il 25 aprile dovrebbe essere, come ha detto anche il sindaco Merola, un momento in cui la comunità si riunisce e trova i momenti dell'unità, perché è solo se stiamo insieme, come diceva Enrico Berlinguer, che riusciremo ad andare avanti e uscire fuori anche da quelli che sono i momenti di difficoltà, non certamente andando uno per uno alla ricerca della propria personale salvezza, perché non è quello il modo. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla festa della Liberazione e andiamo a presentare subito il nostro ospite in studio. Si tratta di Monica Zambelli dell'Agimap Italia Onlus, la realtà che organizza, per intenderci, le mini Olimpiadi. E allora noi anzitutto saluto. Buongiorno. Ecco, e andiamo a presentare una serie di cose, non solo l'edizione di quest'anno delle mini Olimpiadi, ma prima ancora una serie di conferenze dedicate a un tema scottante, quello del bullismo nelle scuole. Sì, infatti. Buongiorno a tutti. Io sono qua in rappresentanza dell'Istituto Maestri Pie di Bologna, un istituto noto a Bologna, diretto dalla preside Suor Stefania Vitali, e anche sono in rappresentanza dell'associazione Onlus Agimap Italia. E quest'anno l'associazione ha voluto fortemente organizzare un ciclo di conferenze. E il lavoro è stato coordinato dall'ingegner Marco Fantoni, che oggi non può essere qua con noi, ma che salutiamo. E perché vogliamo parlare di bullismo? Il bullismo è una piaga che può sconvolgere la vita di un ragazzo, anche di un bambino, di un'intera famiglia e anche di una comunità. Per cui il bullismo agisce in modo silente. E noi abbiamo voluto, come associazione Onlus, portare all'attenzione dei ragazzi, ma anche dei genitori e degli educatori, questo tema. Perché il bullismo si può sconfiggere. L'obiettivo che abbiamo noi oggi con questo ciclo di conferenze è informare, rendere più consapevoli i ragazzi di questa insidia che esiste e dare qualche arma in più ai genitori per imparare a conoscerlo ed eventualmente, spera di no, comunque ad affrontarlo. Però questo è il manifesto delle mini Olimpiadi, tra poco andremo a parlarne. Questo ciclo di conferenze, quando inizia? Così diamo qualche indicazione, sì? Visto che è libero l'accesso. No? Certo, ecco. E anzi l'invito è esteso a tutti coloro che vogliono partecipare, in particolare le date che abbiamo scelto sono tre. Sono il 29 aprile, nella mattinata, un sabato, e con l'occasione colgo appunto l'occasione di ringraziare il Comune di Bologna, che comunque ha patrocinato questa iniziativa e ci ha reso disponibile la Cappella Farnese. Qui si svolgerà la prima conferenza del ciclo, e qui sono invitati sia i ragazzi che i genitori. E si tratterà l'aspetto del bullismo, avremo anche la partecipazione di delle scuole Zanotti, che hanno realizzato un video, e anche del liceo, dell'Istituto Maestri Pie, che anche loro hanno realizzato un video sull'argomento. Importante sarà la partecipazione anche di rappresentanti della Polizia Postale, che potranno spiegarci meglio anche le logiche del cyberbullismo. E quindi sabato 29 aprile alle ore 9:30. Perfetto, questo è il primo appuntamento, poi ce ne sono una settimana circa. Sì, l'appuntamento successivo sarà il 12 maggio e lì, ecco, si parlerà invece dell'aspetto più psicologico legato al bullismo. Per questo motivo si è preferito suddividere la giornata in due parti. La prima è alla mattina, sempre presso la Cappella Farnese, medesimo orario verso le 9:30, dedicato ai ragazzi.
mentre al pomeriggio la manifestazione, l'evento, insomma, ci sarà presso la prestigiosa Sala dei 100 di Carisbo in via Farini 22, che ovviamente ringraziamo anche loro per la messa a disposizione della sala, e questo sarà invece prettamente rivolto ai genitori. Anche qui, ripeto, si parlerà più diffusamente di quelli che sono gli aspetti psicologici. Arrivati invece al terzo di questi appuntamenti? Al terzo di questo appuntamento saremo ospitati nella sala auditorium di Tipere, che ha patrocinato, diciamo, un'azienda importante di Bologna che conosciamo tutti, che ha patrocinato questo evento, e invece riguarderà più gli aspetti legali legati sempre al bullismo, che diciamo le conseguenze legali non sono comunque da sottovalutare. E per questo motivo sarà rivolto sia ai ragazzi che ai genitori insieme, sempre un sabato mattina. Quindi tutti eventi cittadini, sottolineati anche da queste location comunque sicuramente significative, sì, che hanno anche tanti posti disponibili, esatto, quindi davvero l'invito aperto esatto, un po' a tutti. Andiamo a presentare anche, le accenniamo perché poi ci torneremo nei prossimi giorni, abbiamo sempre dato tanto spazio alle mini Olimpiadi che quest'anno saranno il 6 maggio. Quest'anno saranno il 6 maggio e ormai è un appuntamento atteso, diciamo, dalla città di Bologna. Siamo arrivati alla 14ª edizione. E è un evento sportivo che diciamo suscita un grande interesse. Quest'anno coinvolgerà 41 scuole di Bologna e provincia e ospiterà 4.000 ragazzi circa, che si affronteranno in modo amichevole, il senso è quello della competizione, ma il motto famoso delle mini Olimpiadi è insieme è meglio, nel senso che lo sport deve essere appunto un'occasione per conoscersi, per confrontarsi, per accettare le reciproche diversità. E questo è un messaggio in cui noi crediamo molto. Questo, volevo sottolineare che questo appuntamento è sempre reso possibile per il lavoro costante e assiduo dei genitori, volontari, degli educatori e ovviamente i ragazzi che partecipano con grande entusiasmo tutti gli anni. Tutto questo a Villa Pallavicini? Tutto questo a Villa Pallavicini, noi vi aspettiamo, è una manifestazione da non perdere assolutamente, e tutti gli anni c'è un rinnovato entusiasmo che riempie veramente di gioia. Tutti gli anni c'è anche un po' una sorpresa, l'anno scorso, due anni fa c'erano i paracadutisti, non so, anche quest'anno ci dobbiamo aspettare qualcosa di scenico. Ecco. C'è una sorpresa in cantiere, che si può dire, che non vogliamo ancora, ancora mi hanno detto di non dire, ma sarà un sorpresone. Ecco, una cosa nota a Bologna che riempirà molte persone di entusiasmo sicuramente. Benissimo, poi torneremo allora a parlarne e a dare davvero tanto spazio. Quindi ringraziamo ancora Monica Zambelli, ricordiamo il primo appuntamento sul bullismo sabato prossimo in Cappella Farnese. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Noi diamo ancora una notizia di cronaca che riguarda la circolazione ferroviaria, che è sospesa in entrambe le direzioni dalle 11:15 fra Castelfranco Emilia e Bologna sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza. A bloccare il traffico, viene spiegato da Trenitalia, l'investimento di una persona, il treno coinvolto è regionale 11535 proveniente da Piacenza e diretto ad Ancona, fermo in attesa della conclusione dei rilievi di rito da parte dell'autorità giudiziaria intervenuta sul posto. Nelle sale operative, a quanto appreso, si sta provvedendo alla riprogrammazione della circolazione sui binari. Ci fermiamo, era la nostra ultima notizia, vi ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione torna questa sera con il TG delle 19:15. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio a tutti.